Cerchiamo di fare un viaggio che partirà stamattina dall'inizio di questa storia, dall'inizio del Novecento, quando il blues è stato il primo genere che in qualche modo ha fatto nascere il rock and roll, e arriveremo questa mattina alla fine degli anni 60. Due mondi che fino a quel momento non si erano mai incontrati anche da un punto di vista musicale si incontrano nel blues. La parola stessa blues significa being blue, vuol dire sentirsi nostalgici, sentirsi tristi. Ed era una musica della sofferenza, perché era una musica cantata e suonata esclusivamente dagli afroamericani. Proviamo a suonare una canzone senza utilizzare l'amplificazione, senza utilizzare i microfoni, senza utilizzare nulla di quello che allora non c'è. Cadenza tipica del blues. Non leggo particolari entusiasmi sulle vostre facce, quindi vediamo magari di accelerarlo un pochino. Ora semplifico quello che sto facendo sul piatto, che è l'accompagnamento. In questo modo ci possiamo permettere di accelerare oltremodo. È il 12 aprile 1954, cioè il giorno in cui un cantante allora sconosciuto di nome Bill Haley si reca in uno studio di incisione e incide una canzone che si chiama Rock Around the Clock. When the clock ticks 12, the cool of 10, rock around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock to the border light. Gonna rock around the clock tonight. Elvis nasce vicino a Memphis, nel sud degli Stati Uniti, nel 1935, e diciamo che il suo primo approccio con la musica è quello di ascoltare canti blues e gospel durante le funzioni religiose. Sit on my car, drink my liquor for my old food job. Do anything that you want to do, but honey, lay on my shoe, but don't you? I'll step on my blue suede shoe. You can do anything, but lay on my blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe. 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 You can do. Apparentemente normalissima, che ritrae dei ragazzi che stanno suonando alla festa di una scuola, ma che in realtà anticipa quello che fu probabilmente il più grande incontro della storia del rock. Quel giorno siamo a Liverpool, quel giorno sul palco c'era un ragazzo, un giovanissimo chitarrista di 16 anni che si chiamava John Lennon. She loves you, yeah. E l'attesa per l'arrivo dei Beatles negli Stati Uniti è veramente febbrile. I giornali non parlavano d'altro, le televisioni parlavano continuamente di questi quattro ragazzotti inglesi che si erano permessi di suonare il rock and roll e di portarlo addirittura nel loro paese. No, 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 money can't buy me love. I can get
60, l'America si sta per così imbattere in un conflitto che poi risulterà, come tutti i conflitti, un disastro, sarà lunghissimo, durerà tantissimi anni. I ragazzi un pochino più grandi di voi però cominciano a scendere in strada e cominciano a esprimere un dissenso, anche perché sarebbero stati loro stessi poi dover partire per questa guerra. Uno dei modi più importanti per esprimere questo dissenso è appunto la musica. È incredibile come una canzone scritta quasi 50 anni fa riesca ancora dopo tanto tempo ad essere di una attualità così schiacciante. How many roads must a man walk down before we can call him a man? Dylan raccontava il suo dissenso, ad esempio la guerra, attraverso le parole, delle canzoni dove magari lui suonava con la chitarra acustica e quindi ci si concentrava sulle parole del testo. Hendrix invece usava la chitarra per fare la stessa cosa, anche semplicemente con lo strumento, però riusciva a esprimere il suo pensiero anche semplicemente suonando. Proprio con questo sguardo al futuro che noi vogliamo presentarvi l'ultimo gruppo di cui parleremo questa mattina. Questo album è considerato forse uno dei capolavori assoluti del rock. È rimasto ininterrottamente in classifica dei dischi più venduti al mondo per 16 anni. You ain't nothing but a hound dogger.